Alan Viezzoli per una poltrona per uno. In questa recensione voglio parlarvi di USS Indianapolis di Mario Van Peebles. La storia è quella vera della USS Indianapolis che nel luglio del 1945 portò la prima bomba atomica dagli Stati Uniti verso l'Asia, verso il Giappone, insomma, in modo che poi gli aerei potessero prenderla e sganciarla. Ovviamente, essendo la missione top secret, la nave fu mandata senza alcuna scorta dagli Stati Uniti al Giappone e poi anche il ritorno è avvenuto sempre senza scorta. Proprio durante il viaggio di ritorno, un sottomarino giapponese vede la nave e affonda la nave e poi insomma quello che avviene non ve lo dico, potete leggerlo sui libri di storia o appunto vederlo nel film. Cosa dire di questo USS Indianapolis? È sempre difficile dire che un film è il più brutto di tutti i tempi, un po' perché di film ce ne sono tanti, di film brutti ce ne sono tanti e soprattutto certi film sono fatti volutamente in modo brutto, apposta, diciamo così. Questo qui, secondo me, può ben vantare il premio per essere il più brutto degli ultimi 10 anni, o perlomeno il più brutto blockbuster degli ultimi 10 anni, perché è veramente orrendo come film, permettetemi di dirlo. Ha degli effetti speciali che sono la primissima cosa che salta all'occhio, anche perché il film si apre proprio con uno scontro tra la USS Indianapolis e l'aviazione giapponese, e quindi gli effetti speciali sono visibili proprio dal minuto uno, dal secondo uno quasi, del film. Io, se non avessi visto il film al cinema, ma se l'avessi visto in altre maniere, su internet o comprando un disco, avrei avuto il sospetto che quella versione che mi era stata venduta fosse una versione in cui gli effetti speciali non erano finiti, un premontato, come si dice in gergo tecnico, ovvero un primo montaggio su cui poi va fatta la correzione dei colori, vanno messi gli effetti speciali e tutto questo genere di cose che si fanno normalmente in post-produzione. Ecco, vedendolo al cinema ho capito che invece no, il film è proprio così. Il film ha degli effetti speciali che sono degni dei film dell'Asylum, francamente non, anzi, da quello che ho visto, certi spezzoni di film dell'Asylum ho visto effetti speciali ben migliori. E il punto è che questi effetti speciali in realtà non servono a niente perché vengono messi in campo 2 volte fondamentalmente nel corso del film, in 2 momenti che francamente potevano essere tagliati. Il primo soprattutto, perché francamente mostrare la USS in battaglia serve un po' a poco, francamente. Il secondo ha già un po' più di senso nel primo attacco giapponese, mettiamolo così, poi se avete visto il film o nel momento in cui vedrete il film capirete qual è il punto di cui parlo. Forse ha un po' più senso per tutto quello che succede dopo, però francamente a fronte di effetti speciali così grossolani e così fatti male, perché sono proprio fatti male, sono oggettivamente fatti male, non si può dire niente, cioè non si può salvarli in nessuna maniera. Onestamente avrei trovato un modo diverso di affrontare la scena, soprattutto di comunicare allo spettatore quello che la scena voleva comunicare e lasciar perdere appunto gli effetti di battaglia, gli effetti di guerra, perché non sono sostenibili, insomma, non è possibile vedere nel 2017 un film che vuole essere comunque un film di serie A, perché chiaramente questo non è pensato come un film brutto, un film di serie B, un film trash, e non, appunto non è pensabile avere nel 2017 un film con questo tipo di effetti speciali. Al di là degli effetti speciali, il film comunque non funziona. Non funziona per tantissimi motivi. Non funziona per la sua struttura. È una struttura tripartita. Non vi dico quali sono la parte 2 e la parte 3, altrimenti farei spoiler sul corso del film. Però, secondo me, la parte 2, la parte centrale, è troppo lunga.
soprattutto a scapito della terza parte, che in realtà forse era la parte più interessante da sviscerare, e viene trattata con sufficienza e viene liquidata in pochissimo tempo, lasciando, secondo me, l'amaro in bocca allo spettatore. In realtà tutto il film lascia un po' l'amaro in bocca allo spettatore per come è concepito, ma proprio quella parte lì poteva essere sviluppata molto molto meglio. È proprio per l'interesse che poteva avere nello spettatore, interesse che invece viene dirottato dal film su elementi che francamente non lo meritano, secondo me. Ovvero c'è tutta una parte straziante, ma straziante nel senso peggiore del termine, in cui si vedono le vite dei singoli marinai, anzi di certi singoli marinai. Quindi c'è un marinaio che compra un anello per dedicarsi alla sua fidanzata. E vuole darglielo, ma lo perde in una rissa e quindi non può dire all'amata appunto che vuole sposarla, che l'ama. C'è un altro marinaio che è innamorato della stessa donna, ma non trova il coraggio di dirglielo. Ci sono screzi tra marinai di colore e marinai bianchi per motivi che non sono esattamente chiari, insomma, sì, un po' di razzismo di fondo, ma diciamo così. E sono tutte storie piccole, banali, inutili, veramente inutili, che non aggiungono assolutamente niente allo spettatore, soprattutto alla visione del film, e appunto rendono semplicemente il film noioso, fastidioso e, come dicevo prima, tolgono tempo, sottraggono tempo a quella che poteva essere una terza parte molto molto più interessante e soprattutto appunto diversa rispetto al solito. Insomma, credo che il confronto più evidente, visto il tipo di film e anche vista la struttura tripartitica, sia a Sully, il film più recente di Clint Eastwood. Basta mettere a confronto questo film, USS Indianapolis, con Sully, e si vede la palese differenza tra le due cose. Insomma, proprio il fatto che Sully eviti completamente di soffermarsi sui singoli passeggeri, al contrario di questo, che appunto si sofferma sui singoli marinai, e invece Sully presenta il disastro, mettiamola così, nella sua interezza, cosa che appunto questo film non fa. Si concentra sulle singole persone, ma francamente in un modo molto retorico, molto vecchio di fare cinema, e che francamente non interessa, non è interessante. L'unica persona su cui il film doveva concentrarsi, poteva concentrarsi, per quello che succede nella terza parte, e ripeto, non lo dico per non rovinarvi la visione, e il comandante, il personaggio del comandante interpretato da Nicolas Cage, ma appunto il film fallisce nel farlo. Nicolas Cage si dice che rovini un po' tutti i film che tocca. Questo film in realtà è rovinato dalla regia più che da Nicolas Cage. Nicolas Cage, povero, non fa molto, cioè non ha molta colpa, un po' di colpa ce l'ha, nel senso che effettivamente in questo film è estremamente monoespressivo. Se da un certo punto di vista può starci come idea di fondo, una prova d'attore un po' più partecipe forse poteva giovare. Non so cos'altro aggiungere a questa recensione. Il film è estremamente retorico, estremamente pomposo. Vuole raccontare una pagina scura sicuramente degli Stati Uniti d'America, ma lo fa appunto in modo estremamente ricamato, estremamente artificioso, in un modo che appunto non funziona. Si potrebbe dire barocco anche qui nel senso più deleterio del termine. È un film pomposo, è un film pretenzioso che vorrebbe fare di ogni singola frase un momento storico, un qualcosa di epico da ricordare nei secoli, da citare di qua e di là sui social network, o da essere ripresi sui libri di citazioni dei film. Ma ovviamente nel momento in cui queste operazioni vengono fatte a tavolino, nel 99% dei casi non funziona.
funzionano. Quindi è un film francamente da evitare, un po' per tutti i problemi. Il doppiaggio non aiuta, francamente, non è un cattivo doppiaggio, però non è neanche un buon doppiaggio, sicuramente. Un film che alla fin fine, ripeto, non merita assolutamente. Dura 128 minuti, sono fin troppi per una cosa del genere, per una cosa fatta così male, fosse durato 90 minuti, ancora si poteva sopportare. 128 minuti sono veramente qualcosa di insostenibile. Quindi il consiglio, anzi lo sconsiglio di questa puntata è appunto USS Indianapolis. Se potete, evitatelo. Ecco, appuntamento a un prossimo video.